Sai qual è la differenza tra strategia e comportamento? Che il comportamento è il risultato di un cammino di crescita, mentre la strategia è un'azione priva di consapevolezza. Oggi ti spiego come potrai fare in modo che quest'uomo torni da te e quello che andrò a condividere potresti utilizzarlo come strategia o come occasione di crescita. Sei pronta? Iniziamo. Benvenuta, il mio nome è Riccardo ed in questo canale condivido suggerimenti relativi alla crescita personale nelle relazioni. Se l'argomento ti interessa, puoi iscriverti spuntando la campanellina. In questo modo, ogni volta che pubblicherò un nuovo video, tu riceverai una notifica. Ti sei mai domandata cosa apprezzano gli uomini? È possibile che la tua risposta sia stata: gli uomini apprezzano ciò che desiderano. Se ti ritrovi in queste parole, ti chiedo di lasciare qua in basso un mi piace. Effettivamente la risposta è corretta. Gli uomini desiderano le cose a cui attribuiscono un valore, ma all'interno di questo concetto ci sono delle piccole sfumature da tenere in considerazione. Ciò che tendiamo a desiderare è ciò che non abbiamo. Pensaci un attimo. Tu stai guardando questo video perché desideri qualcosa che non riesci ad avere. Vuoi nella tua vita quell'uomo che non ti vuole. Vuoi, ma non puoi, e questo ti accende di desiderio. E saresti disposta a tutto pur di poter stare con lui. Ora, poiché tu vuoi ciò che non hai, è evidente che l'uomo che desideri si trova nella situazione opposta, ovvero non vuole ciò che ha. Quindi tu vuoi ma non hai, mentre lui ha ma non vuole. Lo so. So che quando si è travolti dalle emozioni è difficile analizzare tutto oggettivamente, ma pensaci un attimo. La posizione del voglio ma non ho per te non è vantaggiosa. Infatti, tu potresti fare di tutto. Puoi far di tutto per farlo tornare da te, ma poiché lui si trova nella posizione ho ma non voglio, per quanti tentativi tu possa fare, lui non si avvicinerà. Quindi l'unica opzione che ti resta è cambiare posizione. Fino ad ora abbiamo visto che tu vuoi ciò che non hai e questa situazione accende il tuo desiderio. Lui ha ciò che non vuole e questa situazione spegne il suo desiderio. Oltre a queste c'è una terza opzione che dovresti tenere in considerazione. E se tu riuscissi a metterla in pratica, la probabilità che lui torni aumenterebbe. Tieni a mente questo. Se un uomo ha avuto ai suoi piedi una donna che ha dato per scontata, che ha ignorato, ma che ora non può più avere, questa perdita di potere potrebbe accendere la sua voglia di riconquista. Te lo ripeto, molti uomini dispongono dell'interesse di una donna per un lungo periodo. In tutto questo tempo la ignorano, la danno per scontata, ma nel momento in cui gli viene tolta l'attenzione, all'improvviso si accende il loro desiderio e scoprono improvvisamente di volerla. La voglio, questa è la magia della mente, il mistero della mente. Nel momento in cui passi dall'essere la donna che lui aveva, ma che non voleva, ad essere la donna che un tempo aveva, ma che ora non può più avere, questo potrebbe attivare in lui una vera ossessione.
Se sei pronto a provare questa strada per farlo tornare da te, è necessario che tu possa apportare alcuni cambiamenti piccoli nel tuo modo di essere. E qui entra in gioco quanto ti avevo detto nell'apertura di questo video. Il tuo cambiamento può essere la naturale conseguenza di una presa di consapevolezza del riconoscere il valore che hai o una semplice strategia. Sai qual è il rischio di utilizzare le strategie? È che non essendo state costruite sulla tua consapevolezza, sulle tue convinzioni, non appena vengono messe alla prova, il rischio che il bluff crolli è altissimo, altissimo. Questo per dirti che dovresti vedere la difficile situazione che stai vivendo come un'occasione. Un'occasione per metterti in discussione, per lavorare su di te e convertirti nella tua miglior versione. È un'occasione. Ad ogni modo, io so che adesso tu stai ascoltando questo video con un altro proposito, ovvero attivare la sua ossessione per farlo tornare da te. Ed il primo passo da fare è cambiare il tuo approccio di riconquista. Pensaci un attimo. Fino ad ora il tuo unico pensiero è stato: come posso far riavvicinare questa persona? È normale che sia così, perché ad oggi lui è ciò che vuoi, ma che non puoi avere. A partire da adesso, però, ti chiedo di cambiare atteggiamento mentale e domandarti: cosa posso fare per allontanarlo da me? Cosa posso fare per allontanarmi da lui? Esatto, se tu vuoi attirarlo, devi allontanarlo, perché nel momento in cui ti converti nella donna che un tempo aveva, ma che ora non può avere, questo potrebbe portarlo a voler tornare con te. So che il tuo istinto ti dice di cercarlo e che stai pensando: se lo lascio andare, lo perderò. Pensaci un attimo, pensaci un attimo. Fino ad oggi è proprio questo ciò che hai fatto. Lo hai inseguito. E questo comportamento non ti ha dato alcun risultato. Quindi io ritengo che se la strategia di conquista che hai adottato non funziona, valga almeno la pena provare qualcosa di nuovo. Ti va di provare? Sì? Hai detto sì? Ok, ho sentito bene? Hai detto sì? Allora, ok, proviamo. La prima cosa da fare è cambiare la relazione che tu hai con il tuo telefono, con il tuo smartphone. Infatti, ad oggi il cellulare rappresenta il tuo unico legame con questa persona. E grazie a questo oggetto ti senti ancora connesso con quest'uomo. Pensi di poterlo controllare, sapere ciò che sta accadendo e rimani lì speranzosa di una sua chiamata. Speri in un miracolo, speri che ti scriva e che voglia riprendere la relazione. Ti ricordi cosa ti ho detto poco fa? Che nel momento in cui ti converti nella donna che un tempo aveva, ma che ora non ha, lui inizia ad ossessionarsi con te. Fino ad oggi questa cosa non l'hai fatta. Ha cercato di essergli quanto più vicina possibile, ma se stai investendo il tuo tempo ascoltando questo video, ascoltandomi, devi riconoscere che la tua strategia non ha funzionato. Quindi, visto che non ha funzionato, prova un comportamento distinto, prova a creare distanza. Più distanza creerai, più potrebbe voler tornare con te. So che per te è difficile accettare questo suggerimento, ma ti invito a provare. Il rapporto che hai con il tuo telefono può essere l'ostacolo più grande per farlo tornare da te, poiché tu controllerai sempre ciò che sta facendo e questo si percepisce molto, soprattutto in termini di energia. E se tu hai visto il video in cui
ti racconto come mettere il foglio con il suo nome, il nome di lei, il nome di lui, far tapping, metterlo sotto il cuscino per farlo tornare da te, e ti lascio un link in descrizione o qua in alto, tu sai già che per me questo esperimento, insomma, è stato illuminante e che non possiamo sottovalutare l'energia che trasmettiamo, perché si percepisce, a prescindere dalla distanza e indipendentemente da come noi cerchiamo di nasconderla. Arriva. Ecco perché è così importante cambiare il rapporto che tu hai con il telefono. La prima a creare distanza devi essere tu. Sei tu a non dover ricevere informazioni, quindi smettila di seguirlo sui social. Stessa cosa per WhatsApp. Archivia la chat, nascondi post, le storie di Facebook, di Instagram, fai tutto ciò che ti è possibile per evitare di entrare in contatto con questa persona. So che mantenere questa distanza ti porta ad andare in ansia, ma sarà la tua occasione per farlo tornare. Distraiti con attività che ti coinvolgono, che ti stimolino. Non deve trattarsi di una routine, ma di una novità. E io sono certo che durante il giorno ti sarà capitato di svolgere un'attività e non pensare a lui. Lo sai perché accade questo? Perché l'attività che stai svolgendo ti coinvolge e crea un impatto importante sulla tua vita. Dovresti pensare a delle attività che creino in te l'effetto viaggio. Cos'è l'effetto viaggio? Si tratta di quelle occasioni in cui tu sali in auto, no? Sali in treno, sali in aereo, prendi la bicicletta, non lo so, per staccare la spina, staccare completamente dalla quotidianità e dal lavoro. E in questi giorni di viaggio sei così presa da questa esperienza che il tempo vola. E questo accade perché durante il viaggio fai esperienze nuove, cose nuove, vivi esperienze coinvolgenti. Quindi, a partire da adesso, la parola d'ordine sarà cambiamento. E se stai guardando il video, qua in basso nei commenti scrivi cambiamento. Perché il cambiamento attiva la curiosità. E questo ti porta a non concentrarti su di lui, ma ti porta a concentrarti su altro. Che si tratti di un cambiamento personale, fisico, di abitudini, sociale, tu prova a fare qualche cosa di nuovo. Più sei attiva e più fai nuove esperienze, quanto meglio ti sentirai. So che questa cosa fa un po' paura, lo so, un po' perché è qualcosa di nuovo e un po' perché giorno dopo giorno ti renderai conto che quest'uomo inizierà a allontanarsi dai tuoi pensieri. È come se con il passare del tempo e l'aumentare delle distrazioni si perdesse o tu perdessi quella connessione che avevi con lui, anche se il tutto si limitava a una connessione mentale, ma finisci per perderla e questo spaventa. Perché fino ad oggi è possibile che tu abbia costruito le tue giornate alimentando una connessione mentale con lui. Ovvero, magari ti svegli al mattino, apri WhatsApp e controlli qual è stata la sua ultima, il suo ultimo accesso, l'ultima volta in cui si è connesso. O potresti indagare sui social per vedere se nuove persone stanno seguendo il suo profilo o se lui ha aggiunto nuove amiche. Se ha lasciato un mi piace, se ha lasciato un commento, cosa ha scritto. Quindi sei tu che alimenti questa connessione. E nel momento in cui ti allontani, la vai un po' perdendo. E questo spaventa. Anche se ci sto scherzando su, io capisco quali sono i motivi per cui tu stai lì e stai utilizzando questo telefono per controllare. Però devi riconoscere che questo controllo non ti garantisce nulla e io sono certo che l'hai notato, soprattutto lo noterai il fine settimana quando magari lui esce con qualche amico, allora tu stai là che controlli se mette le storie, quando si connette e stai là con questa ansia, questa paura che lui possa conoscere altre ragazze. E queste situazioni generano degli stati d'ansia, no? Attacchi di panico e non credo... T'assicuro che non è questo il livello di energia giusto che dovresti avere se sei interessata a riconquistarlo, ad attirarlo a te.
Quindi adesso avrai capito perché se vuoi che lui torni da te, la cosa migliore da fare è allontanarti. E quando parlo di energia e suggerisco di adottare questo comportamento, c'è sempre qualcuno che vive in una modalità piuttosto razionale o sbilanciata molto sul razionale che mi domanda: Riccardo, ma quest'uomo come può voler tornare con me se non sa più nulla di me? Ed io a queste persone dico: hai provato la strada della razionalità e non ha funzionato. Anzi, ti sta allontanando. Si allontana dal risultato che tu vorresti ottenere. Quindi prova un nuovo cammino. Con un atto di fede segui questo suggerimento. Questa è la risposta che io lascio a chi dubita, a chi dubita. Il tuo unico obiettivo in questo momento è uno, ovvero cambiare mentalità. Il tuo obiettivo è allontanarlo e questo genera un movimento nella tua vita che lo porta ad avvicinarsi. Quindi non preoccuparti di come posso fare in modo che lui si renda conto che mi sto allontanando. Tu limitati ad allontanarti perché ti assicuro che se lo farai bene questa persona lo noterà. Onda energetica. Come ho detto, a volte è difficile, è molto difficile credere nelle energie, ma la mia esperienza mi ha insegnato che non falliscono, è questione di tempo, questione di tempo. E viviamo in una società in cui le persone funzionano nella modalità pensiero, cioè ciò che non viene spiegato attraverso un processo logico non è efficace. Però io ti chiedo di provare a funzionare per un po' in modalità sentire. Modalità sentire. Limitati a sentire che non è la persona giusta per te. Perché effettivamente un uomo che prende le distanze lo fa perché non si rende conto del valore che hai. Non si trova al tuo livello di energia. Non si trova al tuo livello di consapevolezza. Quindi limitati a questo e poi lasciati sorprendere. L'ultima delle tue preoccupazioni è come farlo tornare da te, perché ti assicuro che questa persona noterà il distacco e si riavvicinerà. Alla fine di questo video il tuo unico obiettivo è rispondere a questa domanda: come posso prendere le distanze da quest'uomo? E nel momento in cui lo farai, e lo farai con il cuore, passerai in queste tre fasi. Passerai dall'essere la persona che non voleva ma aveva, ad essere la persona che potrebbe non volere ma che non ha più, ed infine diventare la persona che non voleva ed ora vuole. La cosa più importante è che tu sarai finalmente libera. Non starai più lì ad attendere il suo ritorno. E quando questa persona si renderà conto, credimi che prima o poi ti contatterà e questo ti darà l'opportunità per fare un ulteriore passo in avanti. Infatti, nel momento in cui ti contatterà, tu non dovrai mostrarti come in passato, la stessa persona che era in passato, perché se lo facessi ti ritroveresti a vivere la vecchia relazione. Tu devi fare un passo in avanti e per questo nel momento in cui ti contatterà, tu ignorerai questa persona, la ignorerai. E lo sai perché? Perché abbiamo detto che il tuo obiettivo è allontanarti da lui. L'obiettivo è questo. E se ti domandasse il perché del tuo atteggiamento, la risposta dovrebbe e potrebbe essere: non sono interessata a riprendere una relazione con te. Preferisco andare avanti con la mia vita. E se proprio non riesci a fare questo contatto zero, nel momento in cui torna a farsi sentire, rispondi in modo educato, ma mantenendo le distanze. Mantieni l'indifferenza necessaria. Non investire, non incoraggiarlo nella comunicazione. Se tu fossi consapevole del grande cambiamento che si ottiene quando una persona abituata ad averti ai suoi piedi riceve un rifiuto,
quando riceve un messaggio di circostanza, quando non riceve un messaggio. Cioè, se tu fossi consapevole di tutto questo, il cambiamento che tu potresti ottenere, la prima cosa che faresti alla fine di questo video sarebbe domandarti: come posso allontanare questa persona? E così inizieresti a trattarlo come lui ha trattato te. Quindi smettila. Smettila di aver paura di perdere una persona che hai già perso, l'hai già persa. Ed inizia a recuperare il rispetto per te stessa. Recupera quello. Siamo arrivati alla fine di questo video e spero che quello che ho condiviso con te possa esserti d'aiuto. Se così è stato, tu condividilo, mandalo ad un'amica, dille: ma guarda che bel video che ha pubblicato oggi Riccardo. Se vuoi lasciare un commento, fallo, dimmi cosa ne pensi, cosa miglioreresti. E se non l'hai fatto ancora, per favore lascia un mi piace. Io ti ringrazio, grazie, grazie, grazie per avermi accompagnato fin qua. Ti mando un abbraccio e noi ci vediamo.